Se ti becco fuori dallo stadio che fai casino, se sei un dipendente pubblico sei licenziato, se sei un dipendente privato il tuo datore di lavoro ti può licenziare. Bisogna agire a 360 gradi per far capire a chi in questa Repubblica non ha mai conseguenze realmente concrete che se fai il sociopatico te, con noi, con la nostra Repubblica, hai finito di avere diritti. Tolleranza zero contro il tifo violento, da qui la soluzione ipotizzata dal sindaco di Como Alessandro Rapinese, che è ospite della trasmissione televisiva L'aria che tira, è tornata a parlare del tema sicurezza in città, lanciando la proposta di licenziare chiunque crei disordini prima, durante e dopo le partite di calcio. Rapinese inoltre ha voluto rimarcare ancora una volta la carenza di forze dell'ordine sul territorio e l'urgenza di impiegarle su altri fronti. Ma io devo avere fuori dalla mia squadra di calcio, che è arrivata in Serie A, tutti quegli agenti, quando ho una fame di agenti sulla strada? Vai allo stadio, lancia una lattina, da quel momento se sei un dipendente pubblico hai finito, se sei un dipendente privato ti possono licenziare. Abbiamo lo strumento della legge e siamo la Repubblica. Dobbiamo colpirli senza limiti, perché non posso pensare che le mie preziosissime forze dell'ordine debbano muoversi in massa per un evento sportivo. Io sono andato a vedermi partite in Inghilterra, partite in Germania, a nessuno viene in mente di far casino, perché le loro repubbliche o monarchie si sono dotati di leggi dove dice: qui siamo troppo buoni, tolleriamo. Io non posso, io ho solo 108.000 carabinieri per una repubblica grande come la nostra e non posso pensare di doverli impiegare in questo modo.